leggere i cubi. Però diciamo, questo è il metodo più semplice e lineare che riesce a far capire effettivamente come il processo praticamente da sé. Ok? Allora, se io me ne entro praticamente dentro al nostro database, sicuramente dentro alle ricette ci sarà praticamente una cartella che si chiama utenti newsletter, la vedete? Dentro questa cartella praticamente, non so se ci sono praticamente, ecco, lo sapevo che questo no, questo mo adesso bisogna chiuderlo e non so perché e riaprirlo, ogni tanto lo fa. Allora. Sempre in simulazione, No, no, è il server PHP che ogni tanto fa i capricci, quest'ultima versione. Se uno per un po' di tempo in qualche modo non lo utilizza, se uno non lo utilizza praticamente lui prende e si piante da quell'errore che aveva utenti commesso. Allora c'è una cartella che si chiama Utenti Newsletter, io c'entro dentro, anzi, mo c'entro da qui dentro. Adesso la svuotiamo prima, la svuotiamo. Che cosa si fa per svuotare praticamente? Allora, ricette, utenti newsletter, ci sono già dentro, vedete, alcuni codici sono, alcune password sono già criptate dentro, vedete? Questa per svuotarla, vi ricordate qual era la praticamente l'istruzione SQL che permetteva di svuotare una tabella rigenerando anche le chiavi primarie che sono dei campi che si aprono dentro? Truncate, non è delete, perché delete cancella la tabella ma non rigenera praticamente i campi contatore, truncate invece sì. Quindi io qui dentro adesso se faccio cancello questo che c'è scritto qui dentro e scrivo truncate table utenti newsletter, ok? Allora, se faccio eseguire praticamente questa query, sei sicuro di voler troncare bla 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 la tabella? Ok, perfetto. La tabella ormai è vuota, ok? E quindi come tale adesso io quando inserirò il primo utente praticamente mi creerà il primo record con il campo ID uguale a 1. Guardiamo un pochettino la struttura, campi. Vedete, questo possiede 4, 5, no, 4 campi, ID, NL, sta per ID, newsletter, mail, password e lo stato. Lo stato è quello su cui noi andremo a giocare, quando faremo la registrazione e cancellazione della newsletter. Questo campo per default è uguale a 1. Quindi io mi aspetto che la prima volta che viene inserito praticamente un record, automaticamente lo stato dell'utente per quanto riguarda l'invio della newsletter sia 1 e non lo devo gestire. Ok? Ma qual è il modo di cancellare anche i campi dentro? Se devi cancellare anche i campi? Se devi tenere il nome della tabella, ma cancellare anche i campi, che comando No, non esiste, tu puoi fare o il truncate e quindi svuotare la tabella, rigenerando i campi contatori, il delete, svuotando la tabella ma non rigenerando i campi contatori, puoi fare il drop, ma cancelli proprio la tabella dal database, quindi la devi proprio rigenerare di nuovo, ok? Non puoi creare una tabella senza un campo, non è possibile. Per definizione la tabella si crea mettendoci dentro almeno un campo. Allora, io mi devo costruire una pagina in qualche modo che è una pagina non navigabile, che chiameremo newsletter.php e che servirà solamente per mandare un messaggio di benvenuto o di arrivederci praticamente all'utente, benvenuto, grazie per essersi registrato alla newsletter, oppure arrivederci, grazie per essersi cancellato dalla newsletter. Ok? Sarà una pagina, la chiameremo appunto newsletter.php e lì dentro avverranno le due operazioni di inserimento e update dei record. E quel pop-up che si apre, sei sicuro che volete cancellare? Vabbè, quello uno ce lo può anche mettere, è un pop-up JavaScript e quando uno fa registra praticamente lancia praticamente un alert, quello è uno script JavaScript banale che trovate su qualsiasi forum. Allora, newsletter che capire, troviamo, no? Sì, io mi prendo praticamente il mio file, praticamente index, questo qua, vedete? Me lo carico dentro, tanto sono sicuro che è
è uguale a qualsiasi cosa, vedete, mi cancello praticamente il codice PHP che sta qui dentro. Se volete potete anche lasciare anche i tag, eh? Se volete potete lasciare anche i tag, così, e me lo salvo praticamente come newsletter.php. Faccio save as e lo chiamo praticamente newsletter.php. Quindi utilizzo sempre il file, che ne so, uno di questi che è completo come base per svuotarlo, lo dirà tutto quanto succede praticamente lì dentro. Ok? Quindi tutto quanto si svilupperà praticamente all'interno di queste due tag, coppie di tag PHP. Ok? Allora, prima cosa, no? Prima cosa, quando io faccio la registrazione praticamente alla newsletter, ok, index lo chiudiamo, inferiore lo lasciamo aperto, ok. Allora, mail 01 lo chiudiamo, volevo prenderne un altro download, ecco qua. Footer sarebbe l'inferiore. Sì, sarebbe l'inferiore. Allora, io qui dentro, come vedete, io adesso ho cercato di separare in maniera netta quello che è codice PHP da quello invece che è codice HTML, così si lavora meglio. Allora, permettetemi di fare una cosa, io adesso qui lo prendo e lo copio direttamente. Nel form, sotto praticamente la lab, l'ultimo pulsante, io metto una label qui dentro, CTRL V, che è questa, vedete, che dentro metterò praticamente un tag PHP e ci farò praticamente fare l'eco del messaggio di errore se per caso qualcosa è andato male. Bisogna sempre farlo questa cosa, cioè nel senso mi sono scordato di mettere la password, ho scritto male praticamente la casella di posta elettronica. Tenete presente che in HTML5 non ci sono più questi problemi, perché voi sapete che ci sono degli attributi del tag che già fanno questo controllo lato client. Però io mi faccio, approfitto anche della cosa per farvi vedere anche come si fa un controllo lato server praticamente di questi dati, che non è mai male farli entrare. Allora, prima cosa, mi definisco tutta una serie praticamente di... innanzitutto mi porto quel famoso ID7, vedete? Quel famoso ID7 che mi permette localmente dentro EasyPHP di poter praticamente far partire la posta elettronica. Quindi mi prendo questo blocco di scriviamo questo blocco di variabili, lo mettiamo praticamente qui. Dove l'avevo messo io? Ah sì, l'avevo fatto leggermente diverso, l'avevo fatto, vabbè, non fa uguale. Lo mettiamo qui dentro, ok. Dove lo mettiamo? Qui. Allora io qui dentro mi apro il tag PHP e mi chiudo il tag PHP. Ok, intanto lo dico così. Allora, qui dentro io metto tutta una serie di informazioni. La prima è questa istruzione per forzare il file php.ini e dirgli di utilizzare come server di invio della posta elettronica quello di Telecom, auto.alici.it, perché qui dentro noi abbiamo Telecom, e di utilizzare come porta, anche se non c'è bisogno, la porta 25, ok? Di default. Perfetto. Poi ho praticamente questa variabile a capo, che tra parentesi potrei anche toglierla perché mi sembra che sta messa dentro il primo include, se non vado errato, ok? Allora, notate che qua io mi sono definito poi sotto tutta una serie di variabili che ho chiamato $mess_R, dove io dentro in qualche modo metterò l'eventuale messaggio di errore se ci sono stati degli errori durante l'invio. Una variabile l'ho chiamata $soggetto, dove io dentro scriverò il soggetto della mail. Una variabile praticamente messaggio, che dentro io metterò il messaggio della mail.
una variabile che ho chiamato iter, dollaro iter, dove metterò il famoso iter, quello là completo che mi serve. E poi ho fatto anche una variabile di appoggio, dollaro mio link, in cui ne vedremo l'utilità adesso, perché c'è qualche piccola cosetta da poter da fare quando uno lavora in locale, quando invece è online che sta lavorando su un server vero, non ci sono questi piccoli problemi. Quindi basta ricordarsi poi alla fine questa variabile mio link, in qualche modo di andarla a ripulire da alcuni parametri. Ok? Allora, io adesso prendo praticamente questo codice, scusate un attimo, lo metto, tanto che così almeno mentre ve lo spiego voi lo vedete e lo utilizzate. Allora, qui dentro, CTRL V, notate che praticamente io sono riuscito a separare in maniera quasi perfetta il codice PHP, vedete, da quello che è il codice HTML. Vedete che se riuscite a lavorare sempre in questa condizione è il modo migliore, perché vi evitate di fare l'eco praticamente di codice PHP, che uno si scorda sempre qualcosa, mette sempre un doppio apice, mette sempre qualcosa di sbagliato. Vedete, questi sono i classici casi in cui è possibile fare una separazione netta praticamente fra le istruzioni PHP e il codice HTML. Allora, come è fatto praticamente questo codice? Io utilizzo una funzione, la funzione generica isSet, cioè vedere se ho fatto clic sul pulsante registrazione oppure se ho fatto clic sul pulsante cancellazione. Vedete, ho scritto if, aperta parentesi tonda, se ho fatto clic sul pulsante registrazione, or, la doppia pipe è il simbolo dell'or, quindi voi potete utilizzare o la doppia pipe o l'or, la scritta or classica. Oppure ho fatto clic sul pulsante, praticamente PTN, underscore cancellazione, allora esegui questo blocco di codice, altrimenti non fare nulla. Infatti lui la prima volta, quando entra praticamente dentro al sito, non avendo fatto clic su nessun pulsante, mostra praticamente il footer così pulito, senza alcuna delle informazioni messe dentro. Infatti vedete, quest'if viene aperto praticamente qua, l'if di controllo, viene chiuso qua, vedete, questa è la chiusura dell'if. Questo ci possiamo mettere, fine if di controllo, ok? Allora, notate, vi ho detto praticamente che con l'HTML5 non c'è praticamente necessità di fare il controllo sulla casella di posta elettronica, perché dentro c'è quel tag o quell'attributo che permette di validarla o meno. Io però ci ho messo anche questa validazione lato server, cioè scritta in PHP, perché è sempre meglio fare due controlli per evitare sistemi praticamente di hackeraggio, che durante la trasmissione dei dati qualcuno si infili praticamente dentro la trasmissione dati e quindi vada a in qualche modo a modificare la casella di posta elettronica praticamente a cui viene spedita praticamente la mail. Allora, per poter controllare la casella di posta elettronica è contenuta praticamente dentro la casella txt underscore email, giusto? Con la variabile dollar underscore post io mi porto questo valore che praticamente mi sta arrivando dal form. Allora, per poter controllare praticamente se il valore che io ho scritto praticamente dentro la casella di posta elettronica è effettivamente una casella di posta elettronica, vale a dire ha una stringa a sinistra, la chiocciola come elemento separatore e una stringa a destra composta da qualsiasi cosa di tipo alfanumerico, che potrebbe essere il nome della casella di posta elettronica, punto un'estensione, quindi it, com, net, gov, quello che vi pare, ok? Allora si utilizza questa variabile che si chiama filter underscore var. Questa variabile filtra praticamente tutto. Se vi andate sul sito del consorzio .3school e vi digitate questa variabile, vedete, questa vi permette di controllare le caselle di posta elettronica, le urne dei siti, se il numero di telefono è corretto, se si tratta di un'altra, quindi c'è una serie di utilizzi vastissimi. In effetti nell'HTML5 hanno implementato a livello di browser
qualcosa che fa tutti questi controlli. Infatti sapete che ci sono dei controlli, che c'è un controllo testo che se vi mettete il tag telefono, phone, lui controlla se quello è il numero di telefono, se ci mettete mail, lui controlla che dentro si è scritta la mail, cose di questo genere, ok? Vedete, io la sto utilizzando in logica negativa, col punto esclamativo davanti. Vi sto dicendo, se non è verificata la condizione che dentro quel controllo c'è scritta una mail valida, allora nella variabile $msg underscore r ci aggiungi il pezzettino errore nella mail. Chiaro? Io sto utilizzando l'operatore punto uguale per eseguire un aumento incrementale di quella stringa, che inizialmente è stringa vuota, perché gli errori sono zeri, e poi mano a mano va avanti. Notate che la funzione filter underscore var accetta due parametri. Il primo è quello che deve andare a controllare, no? Quello che gli arriva. Il secondo è che cosa devo andare a controllare. Il secondo è una costante. Da che cosa si conosce che è una costante? Per il fatto che è scritta senza apici e se è scritta tutto in maiuscolo. Qui sotto, quindi, questa non è nient'altro che una costante che gli dice: guarda, visto il parametro che c'è alla mia sinistra, vedi se quello effettivamente è una mail scritta nel formato giusto. Stringa, chiocciola, stringa, punto, estensione valida. Chiaro? Ok? Quindi se non è verificata questa condizione, nella variabile $msgr, perché all'inizio è una stringa vuota, viene aggiunto quel messaggio. Secondo controllo, utilizzo anche ancora qui la variabile, la funzione generica empty, cioè vado a controllare praticamente se il campo txt password ci ho messo dentro qualcosa. Allora, se è vuota, messaggio d'errore, incremento quella variabile, password obbligatorio. Quindi vedete, qui ho utilizzato due funzioni estremamente generiche, vi ricordate, insieme a quella isNumeric, isBoolean, servono proprio per controllare, dato un dato, se effettivamente è perlomeno conforme a quello. Nei compiti per vedere se il get di diselezione era presente, se no poi mi dava i noti, si dava, perché se no perché era vuoto, mettevo if is set uguale a true. Esatto. Allora, una volta che mi sono fatto il controllo su quei due parametri, e come vedete, se qui sotto ci fossero stati altri campi del form, era molto semplice aggiungerli, vedete, sono tutti degli if secchi che possono anche essere fatti tramite l'operatore ternario, se volete mettere tutto quanto su una riga sola. Controllo il valore di questa variabile di errore. Se è vuota, cioè se non c'è stato nemmeno un errore, allora lui esegue praticamente il codice che sta qui in mezzo, che poi adesso vediamo di capire. Altrimenti lui che cosa fa? Non esegue niente e praticamente dentro al form, in quella label che io ho messo praticamente alla fine, scrive praticamente il codice dell'errore, fondamentalmente. Ok? Quindi vedete, il if praticamente che controlla il contenuto della variabile $msg underscore r è questo, ve lo separo con uno spazio, questo, fine, controllo, errori, ok? Quindi vedete, due if che controllano praticamente tutto quello che io sto facendo. A questo punto posso incominciare a costruire la mia mail. Naturalmente io sto utilizzando un form unico che, a seconda del pulsante che ho premuto, lo utilizzo per la registrazione o per la cancellazione. Quindi in qualche modo io mi devo portare appresso quale pulsante ho premuto, perché a seconda di quello che ho premuto faccio due operazioni differenti, giusto? Quindi io vedete qui operatore ternario, che cosa ho fatto? Dentro una variabile che ho chiamato $ris, questa è un if semplice messo come ternario, cerco di mettermi sempre un pochettino la stessa cosa messa in tutti e due modi, in modo tale che imparate a usarle tutte e due. Controllo, se ho fatto clic sul pulsante btn registrazione, vuol dire che mi sto registrando, allora dentro quella variabile $ris mi porta presso il valore r minuscolo sta per registra.
Altrimenti ho fatto clic sull'altro pulsante e mi porto presso il valore C. Devo dire cancella. Quindi vedete che con questo semplice escamotage io riesco a sapere quale pulsante ho fatto clic. L'unica cosa un pochettino rognosetta che ci dobbiamo capire, ma che è dovuta solamente al fatto che noi stiamo lavorando con Easy PHP, perché questa poi su un server reale, un pezzo di quella variabile NeoLink lo possiamo anche buttare, è questa variabile di appoggio che io ho chiamato NeoLink, perché io in effetti dovrò mandare un testo in formato HTML dove ci dovrà essere un link che io faccio clic, entro nella famosa pagina newsletter.php e a seconda dell'operazione che ho fatto mi registro o mi cancello. Notate questo pezzettino che ho messo qui davanti. Questo purtroppo ce lo devo mettere, anzi questo lo dovrò pure scrivere 80-81, perché mi sembra che il mio è 81 su questa macchina, non è più 80, vediamo un po'. Sì, è 81, la porta, 80-81, così, CTRL S. Questo pezzettino che vedete avanti, 127.0.0.1, 2.8081, slash, la cartella si chiama, come si chiama la cartella? Ricette trattino dinamico, quindi pure questo dovrò cambiarlo, ricette trattino dinamico. Questa mi serve solamente perché sto lavorando in locale. Quando vado a lavorare praticamente su un server reale, tutto questo pezzo lo posso buttare, perché tanto comunque io sto sul sito effettivo e quindi tutto questo non mi serve. Quindi questo pezzo che io ho evidenziato del blu, quando andrete a lavorare effettivamente lo potete anche omettere, potete mettere direttamente il nome della pagina a cui deve puntare, naturalmente col path completo. Se quella pagina sta in una sottocartella dovete mettere slash nome della cartella, slash nome della pagina, ok? Me ne vado a capo così le cose si vedono un po' meglio, tanto sapete che non è importante andare a capo perché lui lo interpreta in maniera corretta. Allora vedete, io qui dentro sto costruendo praticamente una variabile di query string, giusto? Ci siete fin qua? Sì. Ah, guardate, ascoltate, poi ve lo potete copiare con calma perché ve lo lascio copiare con calma. Allora, nella variabile di query string io sto puntando alla pagina newsletter.php, punto interrogativo, e questi sono i parametri che mi sto portando appresso. Scusate se l'ho messi appiccicati, ma c'ho poco spazio, ma non cambia assolutamente niente. L'operazione che sto facendo la memorizzo dentro una variabile che ho chiamato hop, operazione, e ci sto portando appresso questa variabile $RIS. Quindi se questa è una registrazione, qui mi porterò presso R, se è una cancellazione, mi porterò presso C. Dopo di operatore di concatenazione e commerciale, mi porto appresso praticamente che cosa ho scritto come casella di posta elettronica, e quindi mi sono creato una variabile di query string, $mail l'ho chiamata, e là dentro mi porto appresso praticamente $post.txt underscore mail, variabile di concatenazione $pass, che è la password che io ho scelto banalmente, e mi porta appresso praticamente il $post.txt password. Chiudo praticamente l'href e ci metto la parolina link, perché io mi aspetto che tutta una mail vedrò scritto gentile cliente per confermare la registrazione, faccia clic su questo link. Gentile cliente, per confermare la cancellazione faccia clic su questo link. Quindi ho messo direttamente la parolina link lì dentro, voi ci potete mettere quello che volete, ok? A questo punto devo anche poter discriminare il messaggio che manda l'utente a seconda se mi sto registrando oppure a seconda se mi sto cancellando. Quindi come al solito vedete, if $RIS è uguale ad R, cioè mi sto registrando, nel soggetto della mail, cioè nel titolo, io metterò registrazione alla newsletter. Il messaggio che scriverò sarà gentile cliente, per completare la registrazione faccia clic sul seguente mio link, e quindi lui ci appiccica praticamente questo qua. Se invece sto facendo la cancellazione, else,
dollaro soggetto, cancellazione dalla newsletter, messaggio, gentile cliente, per completare la cancellazione faccia clic sul seguente link. Quindi mi sono parametrizzato tutto in modo tale che poi la parte effettiva, quella complessa, si legge bene. Quindi io sono sempre abituato a utilizzare molte variabili di appoggio dove dentro metto dei pezzettini in modo tale che poi alla fine viene tutto scritto in maniera un po' più lineare. Termine praticamente dei controlli. A questo punto vi costruisco l'ultima variabile, quel famoso dollaro iter. Vi ricordate che nell'invio delle mail con formato testo bastava metterci from e la casella di posta elettronica da cui partiva la mail. Quando mandiamo mail in formato HTML, l'iter diventa un pochettino un po' più complesso. Però una volta che uno l'ha scritto una volta, come al solito, messo da parte, si riutilizza tutte le volte che voglio. Notate che qui ho preso la variabile $iter che è sopra definita vuota, ci aggiungo il primo pezzetto, from due punti, m.dipaolo, @carmelia servizi, e poi ci ho messo tra maggiore e minore, m.dipaolo, @ipermediaservizi.it. Ci ho messo uno slash n come carattere di tabulazione PHP in modo tale che quando vanno a vedere il sorgente me lo leggo in maniera un pochettino un po' decente, ok?